ci sia da aggiungere su lui. Stiamo cercando comunque di lavorare insieme su progetti, ne avevo in piedi un paio, che possono, come dire, garantire un po' più di sostenibilità alle nostre società. Io spero di poter annunciare insieme al Presidente Manfredi, nel giro di una decina di giorni, nuovi provvedimenti, nuovi aiuti, perché ho trovato grande sensibilità da parte del Presidente Manfredi sull'aiuto da dare ai club di Serie A. Non possiamo permetterci di perdere neanche una società, perché sappiamo che costruire società occorrono decenni o quantomeno anni e anni, e a perderla si vuole veramente un attimo. Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno. Questo è stato fin dall'inizio della stagione il nostro mantra, per cui tutti staremo vicini e cerchiamo di includere tutti all'interno del nostro percorso. Infine un pensiero anche per il nostro campionato. Io credo che dobbiamo ringraziare in maniera stratosferica, non riesco a parlare con aggettivo, i nostri club, i nostri dirigenti, i nostri presidenti, i nostri allenatori, i nostri staff medici e gli atleti. Si sono sottoposti a una tortura incredibile. Non posso altro che dire grazie di tutto cuore, perché avete sopportato di tutto in questa stagione, perché siamo stati molto invasivi nei vostri confronti. Però è grazie alla vostra collaborazione, alla vostra sensibilità, al vostro attaccamento al lavoro e alla passione che avete, che siamo riusciti fino ad oggi ad arrivare a questo punto. Io mi guardo intorno e vedo che la pallavolo è l'unico sport che ad oggi di fatto è in pari con tutto. E non è semplice, non è stato semplice, e ve lo dico, è stato reso tutto possibile grazie al vostro grande apporto. Non smetterò mai di ringraziarvi per questo. L'ultimo pensiero invece è una dedica, perché vorrei dedicare questa finale scudetto a due amici che purtroppo non ci sono più. Oggi parteciperò al funerale del povero Pasinato, quindi forse vi dovrò lasciare un po' prima, così come vorrei dedicare questa finale scudetto anche a Piero Manducci. Quindi il nostro pensiero va come dedica finale a questi due grandi amici che non ci sono più. Grazie. Grazie a Massimo Righi, presidente di Lega Pallavolo Serie A. A questo punto accendiamo subito i microfoni di giocatori e allenatori. Chiedo alla Perugia, Sir Safety con la Perugia, di attivare il suo microfono per coinvolgere già da subito un esordiente assoluto di questo playoff. Vitalainen, allenatore, ha visto centinaia di ore del nostro campionato in questi anni in televisione e su internet. Emozionato per la tua prima finale, Vita? No, non ancora, abbiamo ancora due giorni. Oggi è lavorare, noi facciamo tutto per preparare la finale. È peccato che è senza pubblico, l'altro lato è interessante di giocare in quest'anno un finale, non la prima volta contro Civitanova. E io so che i giocatori loro vogliono fare un'altra cosa, abbiamo perso 3-2 due anni fa. Oggi è il momento di cambiare. Quest'anno abbiamo giocato 6 volte contro Civitanova e 3-3 oggi. Allora noi dobbiamo vincere un più, e è la sfida da fare. Grazie Vitalainen. Dragan Travis, dalle tue dita è passato un eccezionale scudetto che tutti noi ricordiamo, targato Lube. Ora si inizia una nuova pagina completamente diversa, ma fino a lì, dato che poi dall'altra parte della rete con te giocatori sono sempre giocatori che conoscete, alcuni avevano condiviso dall'altra parte della rete quello scudetto. E cosa provi in questo momento? L'emozione di guidare ancora una volta la Lube verso un obiettivo che tutti sanno è quella coppa che in questo momento è nell'ufficio di Massimo Righi. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, gli anni passano, ma alla fine più o meno i protagonisti sono gli stessi di quelli del 2012. Sono molto felice, molto orgoglioso, molto emozionato, insomma, di far parte di questa finale scudetto un po' atipica, e speriamo che sia l'unica senza pubblico. Sono molto felice di aver conquistato questa finale con questo gruppo, un gruppo nuovo soprattutto per me, che è il primo anno qui a Perugia, però siamo riusciti a costruire in 9 mesi e mezzo quasi uno spogliatoio molto solido. Abbiamo passato alcune difficoltà, le abbiamo superate, ci siamo sempre uniti nei momenti difficili, quindi credo che sia il giusto premio per questo gruppo partecipare a questa finale. Una finale credo meritata da entrambe le squadre. Abbiamo più o meno dominato la regular season insieme alla Lube, quindi ecco, la meritocrazia di aver fatto un percorso così lungo per arrivare a giocarci il trofeo più importante
fa segno che insomma tutte e due le squadre hanno lavorato costantemente nel modo giusto. Grazie Drago. Alexandra Tanasievic, sei il simbolo di questa Perugia, sei arrivato che eri veramente Bata, un ragazzino, e ora giochi questa finale scudetto, peraltro sappiamo purtroppo che poi ci lascerai, intanto dici ci lasci per poco, poi torni, vero? Buongiorno a tutti, ecco, penso che la cosa più importante in questo momento è provare a prepararci il meglio possibile. Come ha detto Vital prima, mancano 2 giorni e inizia una bellissima finale contro una squadra veramente forte, una squadra che conosciamo molto bene. Abbiamo visto quello che è successo in partite precedenti, che comunque una squadra che gioca sempre a livello molto alto. E sicuramente il mio sogno è dare tutto in campo e andare via a Perugia sapendo di aver dato tutto. Hai una domanda per la Lube, visto che ti abbiamo visto spesso intervistare i tuoi compagni di squadra, almeno in maniera molto divertente. Hai qualcosa da chiedere alla Lube, a cui apriamo il microfono ora? È difficile. Sei otto, Sì, no, è difficile, sì. Adesso questa è una domanda che vi possiamo fare. Ecco, diciamo solo che è sempre piacere e è sempre una bella sfida giocare con loro. Non è una domanda, comunque te la sei cavata, va bene, la ammettiamo comunque. Passiamo a lato Cine Lube Civitanova, con Gian Lorenzo Blengini. Chicco, abbiamo scoperto ieri sera ad After Hours che appena ti siedi sul divano ti dimentichi le serie TV e ti cala la palpebra, quindi non ti chiederò l'ultima cosa che hai visto in TV, visto che so che passi le giornate ovviamente a studiare le partite. È un momento incredibile per te, so che è la classica domanda che ti fa con Antoni ogni volta che inizia un collegamento con le finali, questo turbione incredibile a cui ti sei sottoposto con il grande obiettivo ovviamente, anche tu, portare via la coppa dall'ufficio di Righi. Sì, buongiorno a tutti, ciao, bentrovati. Come la situazione l'hai descritta, il modo migliore di interpretarla è dire quotidianità, cercando di insomma concentrarsi su quella che è la giornata da affrontare, il lavoro da fare, prepararsi il meglio possibile a una sfida che sarà molto molto dura contro una grande squadra. Chiedo a Simone di entrare in inquadratura. Simone Anzani, ovviamente grazie a tutti per aver partecipato a questa conferenza stampa. Abbiamo avuto una netta impressione, tu sei uno dei più esperti del playoff, sei già la 7ª edizione, abbiamo avuto un'impressione forte in questa serie finale, in tutta la serie playoff in realtà, che i centrali stiano recitando davvero, al di là degli assoli singoli, del fatto che premeremo Solé con il premio Credembanca MVP delle semifinali proprio mercoledì a Perugia. L'impressione è che i centrali stiano recitando alla grande questo playoff. Condividi? Ma penso che abbiamo sia noi che Perugia un reparto completo, un reparto che come hai detto dove premierete Solè come miglior giocatore delle semifinali. Noi abbiamo penso uno dei più forti al mondo in questo ruolo che è Simone, e poi ci siamo noi italiani che ce la combattiamo, dai. Però penso sì, dai, è un ruolo dove possiamo dire la nostra e dove abbiamo detto la nostra e siamo contenti. Sentiamo mister ottava finale, Osmani Quantorena, che ovviamente immagino che cullerai i ricordi di quel tuo primo scudetto conquistato in un V-Day qualche anno fa, però c'è da scrivere una pagina nuova. Sì, buongiorno a tutti. È bello, no? Come ho detto prima, Draga, siamo vecchi, ma alla fine arriviamo sempre a giocare del finale. Quindi questo è bello e sono molto contento, anche perché quasi un mese fa, se non ricordo bene, abbiamo perso 2 giocatori importanti prima di iniziare il playoff, i quarti con Modena. Quindi, sai, per un attimo, no, a uscire fuori e essere già in vacanza, quindi il gruppo si è unito di più, abbiamo sofferto e siamo riusciti comunque a passare il turno. Quindi è stato bello, è stato molto bello per noi, siamo veramente felici, no, perché non era scontata, ecco, perché qualcuno lo è e Costa Luga ancora in finale. Quindi faccio i complimenti alle squadre e sicuramente tra 2 giorni, insomma, si scende in campo per questa bellissima prima scudetto.
Grazie, grazie Osmani. Apriamo i microfoni ai giornalisti ricordando ovviamente che la cartella stampa completa delle finali Scudetto è già disponibile sul sito di Lega Pallavolo Serie A. Facciamo subito partire con gli interventi, chi vuole intervenire per poi ringraziare le squadre e lasciarle libere. Chi ha domande se può aprire il microfono. Posso, Fabrizio? Prego. Ciao, buongiorno a tutti. Volevo chiedere innanzitutto a Osmani una cosa. Su Wikipedia c'è una foto dove ci sono più cerotti sul fisico di quelli che porti adesso. Volevo sapere a distanza di tanti anni qual era il segreto. E poi dopo volevo fare una foto agli amici di Perugia. I cerotti che porto sul dito, dici? Intendi? No, no, quelli sulla spalla. Su Wikipedia ce li hai, adesso non li vedo. Quindi volevo sapere qual è il segreto. Allora, infatti c'è la tuta, ma ce l'ho sotto. Ah, ecco. No, no, beh, può essere che stavo male alle spalle, ero infortunato qualche anno fa, ma adesso fortunatamente sto bene, quindi non c'è bisogno di portare, insomma, il cerotto. Quindi vuol dire che divento più vecchio, però sto bene, dai. Invece volevo fare una domanda e poi mi taccio agli amici di Perugia. Allora, vedo coach e Bata uno di fianco all'altro. Siccome è tutto l'anno che noi che non siamo a Perugia riportiamo e sentiamo voci senza toccare con mano quella che è la situazione, voglio sapere fisicamente come sta Bata, se c'è la possibilità di vederlo in campo e qual è il rapporto tra i due. È impossibile di capire, io non ho capito la richiesta, scusa. non lo so più con sapere, scusa. Come sta Bata? Come va Bata? Lui a sinistra da me. Lui si sente bene, lui allena bene. Io so che io non ho fatto ancora le decisioni che lui gioca, ma cosa non è successo ieri è possibile domani. Allora vediamo. Ma una cosa dico, ma lui sa, lui è una persona che lavora excellent, duro, sempre. Secondo me qualche volta troppo, ma non è un problema troppo. E dopo 6 mesi fuori lui torna. Non lo so se è domani o in 2 giorni, o qualche giorno in più me lo ritorna, sicuro. Va bene, grazie. Grazie, altre domande? Sì, buongiorno a tutti. Carlo Lisi e poi Enrico. Carlo Lisi. Volevo fare una domanda a Drago Travizza. Che difficoltà c'è in un palleggiatore che ormai da un decennio gioca con o contro certi atleti di gestire una partite così importanti che si sono ripetute nel tempo e che anche negli ultimi mesi si sono ripetute? Ma oddio, le difficoltà sono più o meno le stesse, il fatto di giocare contro squadre fortissime, si alza tantissimo il livello tecnico, la difficoltà ovviamente quando si gioca una finale Scudetto è che bisogna giocare sempre molto bene per avere la possibilità di vincere, però insomma è una difficoltà che c'era 10 anni fa, c'era 5, c'era 4, c'era 2 anni fa, c'è adesso, credo che sia una difficoltà sportiva. Poi per quanto riguarda insomma gestire queste situazioni, ma credo che più che da me dipende un po' da tutta la nostra squadra. Dovremmo saperci gestire la vicenda, dovremmo saper sopportare certi momenti difficili, perché di fronte abbiamo una squadra di grande esperienza, di grande qualità tecnica e mentale, di grande giocatori molto vincenti, quindi è normale che ci saranno momenti difficili da dover gestire, momenti in cui magari avremo il fuoco dalla nostra parte, dovremo gestire anche quello. Le difficoltà più o meno sono sempre quelle, anche se ovviamente è una nuova finale Scudetto, probabilmente ci saranno altre difficoltà, ma insomma vanno vissute con l'entusiasmo che deve esserci in una finale Scudetto. Grazie, ne volevo fare una anche a Osmani, se era possibile. Tu hai l'ottava finale Scudetto che vai a giocare, diciamo 2 generazioni di pallavolisti in pratica, anche se poi oggi le carriere sono più lunghe per cui durano di più. Che cosa è cambiato secondo te a livello diciamo tecnico, ma soprattutto a livello mentale, affrontare queste partite?
Ma quando ho iniziato a giocare a Trento, diciamo che da oggi è cambiato un po' la pallavolo anche fisicamente. La palla è cambiata, perché ricordo che il primo scudetto era con la moglie, quindi adesso abbiamo l'amica casa. E più che altro sono più maturo sicuramente, più consapevole e mi godo questo momento. No? Prima non ci pensavo molto a questi momenti, questi finali. Erano, come dire, sì, del gioco, però adesso me le godo molto di più perché so il significato, so il valore una volta che le vince, quindi è molto bello. E la pallavolo è cambiata perché prima, insomma, eravamo Trento, quando io giocavo a Trento, Juve, Cuneo al massimo, 3-4 squadre. Adesso sono praticamente 6-7 squadre che te la giochi fino alla fine e possono arrivare in finale. Quindi faccio un esempio, tutto rispetto a Monza, e all'inizio stagione nessuno si aspettasse che arrivasse, insomma, a discutere una semifinale scudetto contro Perugia. E giustamente sono arrivati perché sono un bel gruppo giovane che hanno dimostrato di saper giocare un altissimo pallavolo. Per cui, su questo punto di vista, è cambiato un pochettino perché sono altre squadre che, insomma, possono arrivare a giocare questa finale. Qualche tempo fa era un pochino, diciamo, il livello è solite Trento, Perugia, no, non mi ricordo se c'era anche Perugia, c'era Cuneo e Treviso, più o meno quelli. Quindi adesso un po' è cambiato su questo punto di vista. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Crepi. Grazie. Si era presentato Enrico Fanelli da Perugia. Sì, salve. Volevo chiedere ad entrambi gli allenatori se secondo loro la prima partita di questa serie può essere fondamentale a livello psicologico, se non la più importante sotto questo profilo. Grazie. Prego, Vital. Tu gioca 5 partite e tu sai che la differenza tra due squadre non è grande, è chiaro, dell'ultimo, della prima 6 partite. Ogni partita è così importante. Io, secondo me, è vero che la prima partita a casa per Perugia forse è ancora più importante, anche senza pubblico. È un po' il vantaggio di giocare a casa. Deve dare un momento per rompere il serio di partite che Civitanova ha fatto, ma anche se noi perdiamo la prima, secondo me non fa un grande differenza, perché è per vincere 3 partite, è chiaro, la squadra che vince la prima partita, è un studio in Stati Uniti, in NBA, secondo me la squadra che vince la prima partita ha possibilità di 73% di vincere il scudetto. Allora, ha un valore, ma non ha tutto. Sì, io sono d'accordo sul fatto che è vero, noi spesso parliamo di playoff, parliamo di ragionare in maniera totalmente separata ogni singola partita, al di là del risultato, però bisogna essere anche onesti nel riconoscere che spesso la prima partita è una partita che forse perché apre la serie, forse perché rompe ghiaccio, è una partita che normalmente dal punto di vista emotivo dà e lascia qualcosa in più. Grazie. Forse si era prenotato Doriano Rapotti, se non sbaglio. Sì, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Volevo fare una domanda potenzialmente per tutti, poi mi risponderà chi vuole, chi pensa di avere qualcosa di interessante da dire su questo tema. Comunque vado a finire la volata scudetto, ormai quello che potevate fare l'avete fatto, è chiaro, vi giocate le partite, però comunque vada, questo è stato un anno unico e speriamo irripetibile, comunque da non ripetere, perché chiaramente immagino che anche per loro, per i protagonisti, sia stato un anno molto pesante. Volevo sapere qual è la cosa più strana o assurda che vi lascia in eredità a livello personale questa stagione così surreale per tanti versi, perché immagino che giocare nel vuoto dei palasport sia qualcosa che per un atleta abituato a sentire urla e anche offese al limite, però insomma sentire il calore e il volume sia stato qualcosa di molto difficile da affrontare. Quindi volevo sapere ognuno di voi, insomma, che cosa lascia questa stagione. Rodrigo? Drago. Rodrigo. Ma beh, non lascia sicuramente un ricordo, una sensazione positiva, insomma, giocare senza la parte più bella dello sport, che è il pubblico, non è sicuramente un bel ricordo. C'è stato un
periodo durante l'anno in cui c'eravamo quasi un po' abituati, no, a giocare senza pubblico, forse quella è la cosa un po' più triste. Un'altra cosa brutta è che si sentono le parolacce quando guardi una partita in TV. Non è una bella immagine per noi giocatori, ma siamo uomini e ogni tanto ci lasciamo andare. Probabilmente ci sono state delle difficoltà maggiori, insomma la spinta del pubblico, soprattutto in piazze come Civitanova e Perugia, ti danno un grande sospiro di accompagnamento durante le partite, ti danno grande carica, grande fiducia, tanto rumore che insomma colpiscono tutti gli atleti che sono in campo, quindi fare a meno dei nostri tifosi è stato un problema da dover affrontare e da dover risolvere allenandoci di più, allenandoci meglio, giocando meglio, cercare di toccare delle corde che magari prima serviva un coro o un rullo di tamburi. Lo prendiamo, dai, come un momento di crescita individuale per tutti quanti, però sicuramente speriamo che non ricapiti più. Come ha detto Drago, è stato difficile abituarsi, Riccardo, perché io ho due opposti da mettere a confronto. La Coppa Italia dell'anno scorso, Bologna, con un palazzetto pieno con 12.000 persone, e la Coppa Italia di quest'anno, nello stesso palazzetto, dove c'era un silenzio di tomba. E questo è un ricordo che ho io, che mi fa capire quanto è stato difficile quest'anno il non avere il nostro pubblico, il pubblico italiano, ma all'interno del palazzetto. Come abbiamo fatto fatica a riabituarci a giocare come se fosse un allenamento senza i nostri tifosi, altrettanto sarà difficile, secondo me, riabituarsi al casino, al passuono che ci sarà quando potranno ritornare al palazzetto. Quindi speriamo che non ricapiti più questa situazione.